Leggerò una poesia d'amore dal mio libro Un amore con due braccia. È una storia d'amore e questa è la conclusione. Rottura. Qui nella casa ancora tutto protrae l'inganno. Ancora non hai telefonato per venire a ritirare la tua roba, la tua vestaglia cinese appesa nel bagno al suo posto di sempre, il separadita di cellulosa rosata schiacciato dentro una pantofola, la camicia lava e stira appesa accanto alle mie, il tuo maglione arcobaleno piegato sulla panca della toletta. I nostri indumenti si amano ancora al di là di noi, loro sì sono fedeli, più tolleranti, meno infantili di noi. Non ho lavato il tuo asciugamano rosso per paura di vederlo stringere sangue, più melodrammatico di me. Mi sforzo di essere civile, agli amici dico soltanto: non c'è, è in viaggio, assiste sua madre, peggiorata, poverina, rimandando la rivelazione della verità. Intanto il rapporto in qualche modo continua, è come gli abiti del morto appesi dentro l'armadio. Ma Lazzaro, chissà, potrebbe risuscitare. Questa invece è una filastrocca dal mio ultimo libro appena uscito da Einaudi, Storie che finiscono male, un libro per bambini, ma anche questa è una storia d'amore ispirata a Madame Bovary. Si intitola L'Aragosta Augusta. Un'aragosta che si chiamava Augusta, ma tutti la chiamavano Agostina, detta Tina, e di cognome faceva Bovary. Si svegliò una mattina e disse: sono stufa di star qui, di camminare sempre sopra il fondo. Ormai conosco tutto quanto intorno e non c'è mai niente di nuovo, sia quando dormo, sia quando mi muovo. Per questo me ne voglio andare, uscire fuori dal mare. È presto fatto, posso scalare quello scoglio che sbuca fuori dall'onda e sale verso il ciel dall'acqua fonda. Non farlo, Agostina, le disse un calamaro che da tempo l'amava e sperava di portarla un dì all'altare. Non farlo, non ti devi fidare. Il mondo è bello, ma può essere cattivo. Non sai mai cosa può capitare. Resta con me, mettiamo su famiglia. Avrò cura di te come una figlia. Come una figlia, vogliamo scherzare? Io ho un grande amore, voglio trovare una passione sfrenata e ardente che mi faccia delirare. Per niente di meno mi voglio impegnare, per questo me ne vado via dal mare. Offeso, il calamaro per ripiego si fidanzò una triglia. Mentre Agostina si arrampicava e in cima allo scoglio piano saliva, la vide un giovane che pescava e la mise in un paniere. Si agitava la povera Tina inutilmente con tutte le zampe, ma di scappare non c'era modo. Appena a casa fu messa sul fuoco che si levava con grandi vampe dentro una pentola d'acqua bollente. Che orribile morte, povera Tina che aveva tanto sognato l'amore. Non le bastava un affetto sincero, questa volta era cotta davvero, una passione davvero ardente. Tragica sorte fu quel che trovò. Leggerò una poesia di Fernanda Romagnoli, che è una delle voci più alte della nostra poesia del Novecento, purtroppo oggi molto dimenticata e i suoi libri non si trovano. Io ho curato una sua edizione post mortem. Pugnale, lancinante, presente alla coscienza, all'unisono col risveglio, in anticipo sulle ciglia, fra costa e costa, è qui, mia piaga, mio tormento, mio pugnale. Come respirerò, come potrò vestirmi, camminare, decidere che voglio e che non voglio. Ma aggrappo la mia gruccia di pazienza. Penso che il mio dolore a poco pungerà meno e questo anche fa male che con lui tutto il resto avrò perduto. Penso di ieri batte già più fioco,
nulla d'umano eternamente dura. Poi di soppiatto s'alza la memoria, vibra una proditoria botta all'impugnatura.